Venezia è una città conosciuta in tutto il mondo per le caratteristiche architettoniche e gli aspetti culturali che la contraddistinguono. Ma oltre a questo, c'è un ambiente naturale che la circonda che in pochi ancora conoscono. Questo territorio affascinante è la Laguna di Venezia, un ambiente acquatico caratterizzato da fondali bassi, barene e strisce di litorale. È costellato da più di 50 isole, grandi o piccole, abitate dall'uomo o solo da specie vegetali e animali. Dinamico, ricco di storia e leggende, è uno scrigno di antichissime tradizioni che coabitano in un territorio meraviglioso, ma allo stesso tempo fragile. Le lagune sono il frutto di un equilibrio millenario tra acqua e terra, tra emissioni di acqua dolce e scambi con il mare, tra dinamiche naturali e interventi dell'uomo. La presenza dell'uomo ha modificato costantemente l'ambiente lagunare, sino a partire dai primi insediamenti, poi successivamente nei tempi della Serenissima e fino ad arrivare ai nostri giorni. La laguna, come la conosciamo oggi, è risultato di molteplici interventi antropici che ne hanno influenzato in un certo modo l'evoluzione. Tra gli interventi più importanti, tra la fine del 1500 e il 1800, troviamo la diversione in mare dei principali fiumi che un tempo sfociavano in laguna. Questo che cosa ha comportato? Questo, assieme alla realizzazione dei moli foranei, ha portato a modifiche profonde negli aspetti delle caratteristiche sia morfologiche che idrologiche lagunari. Le acque sono diventate sempre più salate e simili al mare, portando ad un impoverimento di flora e fauna che sono tipiche di quegli ambienti più salmastri a bassa salinità. Le principali modifiche al corso dei fiumi furono quelle del Brenta e Bacchiglione in Laguna Sud, del Piave e del Sile in Laguna Nord. Tra la vegetazione tipica degli ambienti lagunari, l'habitat a canneto è quello che ne ha risentito di più, con ricadute sull'avifauna, in particolare per quegli uccelli che trascorrono gran parte della loro vita in esso. Anche per le specie ittiche l'acqua dolce è molto importante, in quanto molte di esse prediligono le acque meno salate per la riproduzione e per i loro primi stadi del ciclo vitale. Le acque dolci, il canneto, è praticamente estremamente ridotto. Abbiamo solo 34 ettari, una volta invece la laguna era per una buona metà coperta da canneto. Abbiamo Canareggia a Venezia, che è un quartiere che si chiama così perché arrivava fino lì. Ora invece la laguna è molto marinizzata perché abbiamo tre grosse bocche di porto e i fiumi sono stati spostati fuori a mare e quindi l'acqua dolce che entra in laguna è poca. L'ambiente tipico allora delle acque dolci, il canneto, è quasi scomparso. Le superfici a canneto, Phragmites australis, sono di fondamentale importanza anche per le molteplici funzioni ecosistemiche offerte, quali l'azione di fitodepurazione delle acque, l'ossigenazione dei fondali, la riduzione dell'erosione e il sequestro di anidride carbonica. L'area di progetto del Life Lagoon Refresh si trova a nord di Venezia, in prossimità del taglio del fiume Sile. È finanziato dall'Unione Europea, coordinato da ISPRA con i partner associati, la Regione del Veneto, il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto, l'Università Ca' Foscari di Venezia e IPROS. Ha come obiettivo ricreare ambienti lagunari ad acqua più dolce per favorire il ritorno di specie vegetali e animali che un tempo erano molto abbondanti. Addolcire l'acqua lagunare ricreando il gradiente salino favorirà il ripristino del canneto e il miglioramento dello stato di conservazione di alcune specie di interesse prioritario per la comunità europea. Tra gli uccelli, il marangone minore, il tarabuso, l'airone rosso, il tarabusino,
il falco di palude, l'albanella reale, il martin pescatore, che utilizzano l'ambiente a Canneto durante il periodo di svernamento o quello riproduttivo, per il foraggiamento, il riposo notturno o la nidificazione. Si prevede inoltre l'incremento di altre specie ornitiche di particolare interesse conservazionistico. Tra i pesci sarà incrementata la presenza del ghiozzetto cinerino, un piccolo gobide molto importante dal punto di vista conservazionistico, che predilige gli ambienti salmastri a salinità inferiore. Aumenteranno inoltre anche altre specie ittiche di interesse commerciale. La principale azione del progetto è stata la realizzazione di un'opera idraulica per l'immissione di acqua dolce dal fiume Sile in laguna di Venezia. Questa azione è ovviamente essenziale per il ripristino di un'area a bassa salinità e per innescare quelle dinamiche ecologiche che ci attendiamo ricreino un ambiente simile a quello che oggi si può trovare in prossimità delle foci dei piccoli fiumi che ancora sfociano in laguna. Questo progetto rientra proprio nell'ambito delle finalità della Regione Veneto per quanto attiene soprattutto gli aspetti di salvaguardia. Il Sile è un corso d'acqua appunto regionale, la cui gestione è affidata alla Regione, per cui un'opera idraulica che prevede una immissione di acqua dolce, che seppur minima, perché comunque a regime arriveremo quindi a 1 m³/s, comunque deve vedere la Regione partecipe di questo progetto. Il progetto, dicevo, nella sua semplicità, comunque ha passato una serie di valutazioni. Da un punto di vista ambientale è stata fatta anche una valutazione di incidenza riferita proprio ai siti in rete Natura 2000, infatti qui siamo in una ZPS, la ZPS Laguna di Venezia, che comprende tutto il bacino lagunare, e nel SIC Laguna Superiore. Ecco, anche in questo caso con questa valutazione è stato verificato appunto che non ci sono incidenze negative, ma ci sono esclusivamente benefici per quanto riguarda appunto habitat e specie di interesse comunitario, e che è sostanzialmente una delle finalità principali del progetto. A inizio estate 2019 sono iniziati i lavori per la realizzazione degli interventi idraulici e morfologici, il cui termine era previsto tra novembre e dicembre 2019. E ci siamo occupati con tutto il resto dello staff della progettazione delle opere idrauliche. L'intervento consiste semplicemente nell'apertura di un varco per consentire il passaggio delle acque dal Sile alla laguna, e la struttura è composta da un canale che prende le acque dal Sile, le porta fino all'argine. Sotto l'argine è stata realizzata un'opera costituita da due tubi che trasportano le acque invece in un altro canale che collega poi l'argine alla laguna. Dentro nei tubi ci sono due misuratori di portata, quindi noi possiamo capire in ogni istante quanta acqua passa attraverso i singoli tubi. A novembre 2019 l'acqua granda, come la chiamano i veneziani, ha inondato le città di Venezia e Chioggia, portando danni e disagi alla popolazione locale e alla sua economia. Anche i cantieri del Life Lagoon Refresh hanno subito alcuni ritardi dovuti agli eventi meteoclimatici eccezionali che si sono abbattuti sulla laguna. Vento dell'acqua granda a novembre, che ha allagato completamente il cantiere, quindi ci sono state delle difficoltà, diciamo, legate a questo aspetto qui, e non ultimo anche l'arrivo della pandemia di Covid, che durante la fine dei lavori ha interrotto per un periodo, insomma, la chiusura delle attività. A febbraio 2020, fortunatamente i cantieri erano già in avanzato stato di realizzazione e, nonostante l'arrivo della pandemia dovuta al Covid, con non poche difficoltà, si è riusciti a completare i lavori. L'immissione di acqua dolce è stata graduale, con una regolazione delle paratoie che ha consentito una portata media di 300 litri al secondo da maggio 2020. In seguito, a partire da fine febbraio 2021, la portata d'acqua è stata incrementata progressivamente fino a valori medi di 1000 litri al secondo. In Laguna Nord abbiamo partecipato a questo importante progetto
di reimmissione di acque dolci per limitare la marinizzazione della laguna. È molto complicato gestire un sito così complesso come la Laguna di Venezia. Il nostro impegno è quotidiano su questo fronte. Ci siamo trovati immediatamente in sintonia con gli altri partner per questo intervento importantissimo e fondamentale, sia dal punto di vista della fauna ittica che delle specie ornitiche. Abbiamo sempre aderito ad altri progetti LIFE, fin dal 1999 il primo LIFE Barene che abbiamo seguito direttamente qui dal Magistrato alle Acque e dall'Ufficio Salvaguardia, e anche più recentemente con altri due progetti importanti, LIFE Vimine con la protezione delle strutture morfologiche con strutture ecologiche, LIGHT, biodegradabili, in collaborazione con altri soggetti istituzionali, e anche il LIFE Seresto, e oggi siamo ancora partner di un altro LIFE in Laguna Sud, LIFE Forestal. Nella parte lagunare che ha interessato l'intervento abbiamo realizzato circa 775 metri di percorso mediante dei materassi biodegradabili. Gli interventi morfologici sono stati ultimati nel 2021. I sacconi sono stati posizionati in modo da integrarsi con le barene naturali presenti nell'area, allo scopo di evitare l'immediata dispersione dell'acqua immessa. Un'ulteriore funzione di queste strutture biodegradabili è quella di creare una variabilità altimetrica nell'area di basso fondale, tale da favorire l'espansione del canneto. L'acqua immessa dal fiume Sirio in laguna è stata avviata a maggio 2020 con una portata iniziale di 300 litri al secondo ed è stata poi gradualmente incrementata fino ad arrivare a febbraio 2021 ad una portata di regime di 1000 litri al secondo. La riduzione della salinità nell'area di circa 70 ettari è stata immediata e si ha ad oggi una salinità inferiore a 15 in un'area di 25 ettari. Il progetto prevede tra le misure concrete anche quella del trapianto di canneto e di piante acquatiche sommerse. Dovendo operare in un ambiente lagunare a bassa profondità, tutte le azioni di trapianto vengono svolte manualmente in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'ambiente lagunare. La strategia di trapianto adottata sia per le piante acquatiche sommerse sia per il canneto è stata quella di trapiantare piccole zolle in maniera diffusa e in un numero consistente. In totale sono state trapiantate circa 2500 zolle di canneto e circa 1700 zolle di fanerogame sommerse. Le operazioni di trapianto del LIFE Lagoon Refresh sono state eseguite da operatori selezionati fra i maggior fruitori, conoscitori e amanti dell'ambiente lagunare, tra i quali i pescatori e frequentatori della Laguna di Venezia. Se dobbiamo pensare, la popolazione che vive in laguna è la più motivata ad avere un ambiente di un certo tipo, perché se abbiamo gente, turisti eccetera, la vedono una volta e finisce lì. Il pescatore ci tiene che l'ambiente si conservi perché poi ci vive dentro, e chi meglio dei veneziani possono farlo, insomma. Prima di diventare addetti ai trapianti di canneto e fanerogame, ciascun operatore è stato opportunamente formato in aula e in campo da parte dei professori e ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Lavoro in una valle da pesca qui nella Laguna Nord di Venezia. Sono stato contattato dall'Università e ho partecipato a un bando per il trapianto e l'espianto del canneto come azienda sul territorio che aveva la possibilità di operare. Andiamo a ricostruire quella che era la laguna che i nostri bisnonni hanno visto negli anni passati, molto più ricca di animali, di pesci, di fauna,
perché l'apporto di acqua dolce, secondo noi, anche con l'attività che abbiamo in valle, è apporto di alimento e apporto di nutrimento per tutta quella che è la vita della laguna. Il canneto è appena comincia a crescere in aprile-maggio, adesso si sta sviluppando molto. E noi allora cosa facciamo? Prendiamo quelle zolle che si stanno staccando, le portiamo nelle nostre aree di trapianto e lì fanno dei fori appena sotto il livello delle barene, della vegetazione, e impiantano queste piantine. E basta che la salinità sia sotto il 12-15 per mille e questo attecchisce. Già abbiamo messo delle piantine, adesso si vedono ridotte le zollette, però hanno perso spesso la parte apicale, ma stanno gettando la parte, ci sono tanti nuovi getti, culmi piccolini che stanno rinascendo. Certo, ci vorranno qualche anno. Abbiamo prelevato delle zolle di fanerogame, sono delle piante molto importanti che portano ossigeno nei bassi fondali e hanno la funzione delle piante in terra, quella di appunto di ossigenare l'ambiente. È una pianta che è anche importante per la lotta al moto ondoso, perché con le foglie rallenta, diciamo, l'onda che si produce con le imbarcazioni. La vegetazione acquatica è un importante indicatore della qualità ecologica ed è ritenuta prioritaria per lo stato di conservazione degli habitat. Negli ultimi decenni è stata osservata una forte regressione delle fanerogame acquatiche della laguna di Venezia, soprattutto nell'area settentrionale, determinando un importante fattore di degrado dello stato di conservazione. I trapianti di piante acquatiche sono iniziati negli anni passati con il progetto Life Seresto e sono proseguiti con il Life Lagoon Refresh. Queste azioni di ripristino ambientale e la riduzione delle pressioni hanno portato ad un sensibile aumento di fanerogame in laguna settentrionale. ISPRA e Università si sono dedicate al monitoraggio ante e post operam per valutare come l'ambiente lagunare sta cambiando e se il progetto sta raggiungendo gli obiettivi prefissati. Il monitoraggio di un intervento di ripristino ambientale prevede diverse attività al fine di valutare l'efficacia delle misure messe in atto. Nel caso del Lagoon Refresh, molto importante è verificare la portata immessa dal fiume Sirene in laguna, che viene fatto attraverso delle sonde in continuo che monitorano in tempo reale la portata e anche l'effetto in tempo reale in termini di riduzione della salinità nell'area di progetto. E questo viene condotto attraverso tre sonde che monitorano ogni 10 minuti, 24 ore al giorno, dall'inizio del progetto ad oggi, la salinità in tre diverse aree. I risultati del monitoraggio della salinità hanno confermato il raggiungimento del primo obiettivo di progetto: la formazione di un gradiente salino in un'area di circa 70 ettari. Prima degli interventi del progetto, questa zona aveva infatti una salinità di poco inferiore a quella marina, mentre il flusso di acqua del fiume Sile ha reso l'area gradualmente meno salata, come è tipico delle acque salmastre lagunari. Oltre al monitoraggio degli effetti diretti degli interventi in termini di riduzione della salinità, molto importante è anche vedere la risposta dell'ambiente in senso più ampio a questa variazione della salinità, a questa riduzione della salinità. E questo viene effettuato attraverso il monitoraggio di diversi parametri, sia della qualità dell'acqua e del sedimento, quest'ultimo molto importante in quest'area perché i fondali sono molto bassi, e poi monitorando la risposta della vegetazione sia emersa che sommersa, quindi della vegetazione barenale e delle piante acquatiche, alle variazioni della salinità. Oltre a questo viene monitorato la risposta della fauna, sia avifauna sia della fauna ittica, e anche della fauna bentonica, ovvero delle specie che vivono nel fondale. La creazione di un areale lagunare con acqua più dolce ha favorito il ritorno di alcune specie di pesci. Il monitoraggio scientifico ha verificato l'aumento dell'abbondanza del ghiozzetto cenerino, che da presenze sporadiche, prima degli interventi, è passato a decine di individui per 100 metri quadri dopo l'immissione dell'acqua dolce.
Gli interventi hanno, inoltre, favorito l'aumento di giovanili di specie marine migratrici di interesse commerciale, come ad esempio i cefali, che trovano in quest'area lagunare il posto ideale in cui accrescersi. Anche il monitoraggio dell'avifauna ha seguito le fasi del progetto, raccogliendo dati prima e dopo gli interventi. Il progetto viene svolto dentro a una ZPS, quindi dentro a una zona particolarmente vocata e protetta proprio per l'avifauna. C'è fortemente bisogno di acqua dolce all'interno della laguna e quindi sfondare un po' il muro che ha impedito questa cosa per secoli ormai è il principale motivo del progetto. Nonostante che siamo proprio nella fase iniziale, ci sono già dei cambiamenti che sono stati osservati. La Laguna di Venezia è in assoluto la zona umida più importante d'Italia come numero di presenze, sia di presenze svernanti che in misura minore forse, ma sempre molto importante per l'avifauna nidificante. Inoltre, durante il periodo di migrazione è praticamente un punto di sosta strategico per tutte le popolazioni del nord Europa che vengono a svernare in Mediterraneo o in Africa. La sola immissione di acqua dolce in questa parte della laguna è stata sufficiente ad innescare variazioni nella comunità e nelle abitudini di alcune specie di uccelli presenti nell'area di progetto. Una consistente presenza di laridi e sternidi usufruisce dell'acqua dolce per il lavaggio delle piume, sfruttando per la sosta le file di pali in cui sono adagiati i sacconi biodegradabili. È inoltre aumentata la presenza di volpoche e fenicotteri. Anche la vegetazione comincia a rispondere al cambio di salinità nell'area. Nel volgere dell'estate, successiva al completamento degli interventi, le barene nell'area di progetto hanno risposto all'addolcimento delle acque con un tripudio di fiori violetto di Aster tripodium, specie che preferisce le acque più salmastre a quelle marine, lasciando intendere che è iniziata una successione vegetale. Il canneto, più esigente in termini di acqua dolce, comincia ad espandersi soprattutto nelle aree lagunari più prossime al punto di immissione del sile. Credo che tra 4 anni, se torneremo qui, non vedremo più il lagone in fondo, ma vedremo una vegetazione molto alta, nel suo interno avremo molte anatre, molti animali che in questo momento non abbiamo, quindi una ricchezza per la laguna. Per noi pescatori, cacciatori di Venezia, rappresenta la vita perché è il nostro mondo. E se lo preserviamo, se lo curiamo, se lo salvaguardiamo, possiamo godercelo il più possibile e tramandarlo appunto ai nostri figli. Il progetto Life Lagoon Refresh è un progetto molto ambizioso, come tutti i progetti di ripristino d'altronde. Le azioni dell'uomo fanno presto a degradare l'ambiente che ci circonda, ma il processo inverso di recupero e di ripristino molto spesso prende delle traiettorie più lunghe, quindi il processo è molto articolato e più lento. L'impegno da parte di tutti i partner di progetto è stato massimo e ora ci auguriamo che, con i suoi tempi, la natura risponda favorevolmente alle azioni concrete di ripristino che abbiamo messo in atto. Solo il tempo e la continua attenzione dell'uomo porteranno verso il pieno sviluppo del canneto e il ripopolamento di uccelli e pesci in laguna. Un ambiente prezioso che mantiene intatto il suo fascino senza età.